Alla Gamescom qui di Colonia, Ligia, hai potuto riprovare Darksiders 3. Lei eri andata a vederlo in esclusiva in Texas, lo avevi rivisto alle 3. E quello ha potuto provare con una demo nuova di Zecca che ti ha sorpreso, sì, mi hai raccontato. Sì. Raccontami. Sono molto sorpreso perché appunto io l'ho visto non troppo tempo fa, l'ho visto tipo a luglio, quindi non è che siamo passati proprio eoni. E mi aspettavo quindi la stessa build con magari un'intervista con qualche novità e qualche miglioria, nulla di più. E invece hanno portato la parte iniziale del gioco, molto più rifinita, proprio la fase iniziale, di un titolo che mi è sembrato migliorato in molti aspetti a livello tecnico, molto più rifinito, molto più preciso, molto più fluido, senza grandi problematiche grafiche di alcun tipo. Quindi è chiaro che ci stanno lavorando moltissimo a una velocità sorprendente, e in più una cosa che mi ha veramente stupefatto è il fatto che loro hanno aggiunto manovre. Una delle critiche che avevo avuto io al gioco, nonostante mi fosse piaciuto molto a livello di combattimento, perché il livello di difficoltà si è alzato tantissimo, è molto più impegnativo, è molto più ricco di tensione a livello di battaglie, loro hanno aggiunto delle manovre extra che io avevo criticato perché il combat system era più difficile ma era anche più semplicistico. E nonostante lei abbia quest'arma che è la frusta di ferro, che è molto interessante a livello di possibili mosse, e hanno aggiunto questa mossa che tira a sé il nemico, che nella blue build che ho provato io non esisteva, anche se era una build più avanzata, e ce l'hai da subito tra le manovre base. E hanno detto che stanno tweakando tutto e che stanno addirittura pensando di aggiungere manovre acquistabili un po' alla action nipponico all'interno del loro gioco, nonostante il focus del loro gioco non sia solo il combattimento, ovviamente, ma sia proprio una struttura da Metroidvania 3D, cosa che va molto adesso ultimamente di moda, perché anche in Control l'hai visto e quant'altro. Un'esplorazione della mappa estremamente elaborata, una mappa tra l'altro completamente interconnessa, e i puzzle alla Zelda, che sono uno dei fulcri del gioco. Mi è piaciuto molto il lavoro che hanno fatto sulla mappa, per un semplice fatto: proprio durante l'inizio hanno fatto vedere questa mappa, che tu non hai una mappa leggibile che ti dice vai qua, vai là, vai su, vai giù. Hai questa mappa tridimensionale gigante, tutta ricollegata tra una serie di scorciatoie, passaggi eccetera eccetera, che tu vedi e poi devi pensi capire dove, tipo mappa spirale del primo Dark Souls, capito? Però un po' più estesa. E loro hanno fatto vedere che il modo che hanno per farti capire che puoi andare ovunque è creare delle zone di interesse che vedi da tutta la mappa. Quindi tu vedi la cattedrale da una parte, vedi questo albero della vita gigante dall'altra, vedi questa sorta di montagnola dall'altra, e tu lì ci puoi arrivare ed è tutto collegato, e lo vedi già, e vedi già queste zone dall'inizio del gioco, mentre stai andando per la città distrutta, che è simile all'inizio del primo Darksiders, a cui chiaramente si sono rifatti, perché questo è molto più ispirato al primo che al 2. Esatto. E a me piace tantissimo questa cosa, perché se l'hanno gestita bene con quello che comunque ho visto nel gameplay, il gioco può essere veramente all'altezza del primo, ma in era moderna. Ti voglio chiedere questa domanda qui, perché esatto, in termini di meccaniche di gameplay, di esplorazione, insomma, si è visto fin da subito questo Darksiders 3, perché i ragazzi di THQ Nordic, appena l'hanno ripreso in mano, hanno avuto subito la capacità e la voglia di mostrare da subito in che direzione stavano andando. Sì. In termini invece di narrativa, di storia, si è visto ancora pochissimo. Diciamo che comunque il primo Darksiders aveva dalla sua anche una storia molto interessante, perché comunque era bella la reinterpretazione dei Cavalieri dell'Apocalisse e tutto il resto. Questo qui, da quel poco che sei riuscito a vedere e a capire, secondo te avrà un po' di focus sulla storia o sarà più un action dove la storia è lì giù? Allora, non è un continuo dei vecchi Darksiders, però è direttamente collegato. E è molto concentrata su Fury e sul lore del mondo di gioco, la storia. Quindi è più o meno simile a Darksiders 2 concettualmente, perché Darksiders 2 ampliava le cose, era una sorta di mezzo prequel, midquel, diciamola così, che comunque ampliava, creava più domande che risposte in certi aspetti. Questo, loro hanno detto, ci saranno delle sorprese, che quindi i fan apprezzeranno sicuramente. Ci sono molti personaggi ricollegati direttamente, è tutto concentrato su Fury, ma anche chiaramente sul mondo di gioco, perché è una storia a parte. È lei che, volendo dimostrare all'Arso Consiglio che è la più forte dei Cavalieri dell'Apocalisse, va a cercare i sette vizi capitali, i sette peccati capitali, e li deve ammazzare. È una scusante abbastanza semplicistica, però è interessante, quasi alla God of War, però è interessante per ampliare ancora di più il mondo di gioco, e non li costringe a fare una roba troppo ambiziosa, perché se continuavi con i quattro cavalieri dovevi spenderci il quintuplo.
E in più è molto interessante perché l'hanno gestita nei dialoghi allo stesso modo, sono molto, hanno questo linguaggio un po' alla Legacy of Kain, che è molto piacevole, sono molto elaborati, ci sono scambi continui di battute tra lei e lo spettro che la segue. È fatto bene, è scritto bene, bisognerà vedere a livello qualitativo quanto la storia picchierà, quanto dura anche il game, cioè quanto rimane interessante il gameplay e l'esplorazione. Però io chiedo, io te chiedo Darksiders 3, no, io credo che rimarrà interessante a lungo perché la struttura è molto complessa e in più si amplia abbastanza andando avanti. Ok, data di uscita? Data di uscita novembre 21 mi sembra di quest'anno, quindi comunque sono avanti con i lavori di brutto, il gioco è praticamente finito ragazzi, lo stanno limando a tutti gli effetti. PC, PS4 e naturalmente Xbox One. Per tutte le informazioni sul gioco, un sacco di articoli, tanti contenuti perché ne ha scritto tantissimo veramente Aligi, naturalmente multiplayer.it è il sito da guardare.